Quest'anno per Arte Fiera presentavamo un solo show di Giovanni De Lazzari, un giovane artista di Lecco di 34 anni che lavora con il disegno, la pittura e con la scultura. Qui presentavamo questo grande lavoro che si chiama Il Mago, che è stato venduto a un'importante collezione e insieme ad altri lavori. Siamo comunque molto soddisfatti e riteniamo Arte Fiera comunque un'occasione importante per le gallerie. Questa è la nuova disposizione degli stand, penso che ci sia, penso comunque che sia migliorata rispetto all'anno scorso. Io lo preferisco molto, penso che sia la gente circoli più facilmente. L'anno scorso la sensazione fosse una specie di percorso sterminato, insomma, almeno questo è quello che ho avvertito anche da parte delle persone, dei visitatori. Come al solito Bologna non tradisce e io mi sono trovato bene, come sempre mi sono trovato a Bologna, salvo degli episodi su cui è meglio incide la mia personale responsabilità, antichi episodi. Comunque il pubblico è molto interclassista, cioè apprezza opere d'arte concettuale ma anche opere d'arte visiva e anche opere d'arte dove l'immagine è prepotente, come quelle che ho esposto io in fiera, e l'accettazione anche dal punto di vista delle vendite è stata soddisfacente per me. Ho recuperato le spese dello stand, ho venduto le due portiere di Ausgang, che sono un'opera storica del 92 che fu esposta nella prima mostra Custom Culture al Laguna Art Museum, un pezzo da museo, e che le persone hanno apprezzato non solo per la sua valenza estetica, la loro valenza estetica, ma anche perché hanno segnato l'inizio di un'arte che è stata poi interpretata da grandissimi artisti. Dunque, le vendite sono state senz'altro più prudenti rispetto all'anno scorso, nel senso che il collezionista, pur essendo molto interessato e riconoscendo anche la qualità dei lavori, tende ad essere più prudente rispetto all'acquisto. Mentre per quanto riguarda la nuova disposizione dei padiglioni e la conseguente riduzione delle gallerie, devo dire che generalmente sia da parte nostra che anche con il confronto con i collezionisti c'è senz'altro un miglioramento per la godibilità della fiera, per la fruibilità dei lavori, e sicuramente per noi, dal nostro punto di vista, rappresenta un miglioramento, spazi più grandi, una migliore visibilità e di conseguenza una valorizzazione degli artisti e delle opere. Il periodo che non è sicuramente, come ti dicevo prima, un periodo di vacche grasse, e che quindi insomma, sicuramente negli anni passati c'era più movimento, però noi non ci possiamo lamentare, insomma diverse cose si sono concluse, quindi va bene così. E riguardo allo spazio, i nuovi spazi sono sì sicuramente più pratici e più comodi. Sicuramente questa è un'edizione molto sottotono, dovuta in parte alla una situazione così generalizzata, economica e anche forse psicologica del pubblico che partecipa, e anche però alla mancanza di un numero di gallerie che da sempre partecipavano, di quelle buone, e che quest'anno insomma non sono venute. Allora, la fiera è molto bella quest'anno, siamo tornati in questi padiglioni molto luminosi e godibili, è più semplice da visitare, diversamente da quello che era le aspettative della vigilia. La fiera è andata molto bene, siamo contenti, riscontro un po' su tutti, da Henri Sala per via del padiglione francese alla prossima biennale di Venezia, Lorenz Wiener che è la nostra prossima mostra, Perine Vele, un po' tutti gli artisti hanno ricevuto le attenzioni che credo meritano. Allora, per quello che riguarda la galleria, devo dire che è andata piuttosto bene, sia dal punto di vista delle vendite, sia dal punto di vista delle collezioni dove le vendite sono andate a collocarsi. Per quello che riguarda il pubblico, io credo che c'è stato un pubblico molto interessato, a volte anche ben informato dai giornali, probabilmente hanno seguito il sito e la divenire delle notizie che uscivano sulla fiera man mano. E per quello che riguarda anche credo la selezione delle gallerie sia stata fatta con un criterio che guardava anche alla qualità e alla sperimentazione, oltre che forse ai grandi numeri realizzati dalle gallerie stesse.